si può. La radio con un cuore intorno. Sognare si può. E non è peccato. Sognare si può. Anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanna Post. Sognare si può, buongiorno. Siamo un pochino in ritardo, ma facciamo il punto con il ragionier Giuseppe Imperato. Buongiorno a tutti. Buongiorno, abbiamo qualche possibile problema di audio, nel senso che abbiamo i lavori proprio qua di fronte alla nostra location, che è in Corso Peschiera 246, hanno deciso oggi di aprire i marciapiedi nuovamente, e quindi se volete venire a prendere un caffè da sport potete, ma sappiate che dovete mettervi le cuffie perché di tanto in tanto partono dei forti rumori. Ma noi approfittiamo per chiedere al nostro consulente, che tu ti occupi di piccole e medie imprese sì. E quindi hai molto il polso di quello che stanno vivendo, sì. le piccole e medie imprese, che poi in realtà sono quasi la totalità, sono il 95%. È più del 90%, esatto, del tessuto economico italiano. Esatto, per cui insomma è una realtà importante. Una realtà importante che va tenuta, diciamo, in debita considerazione soprattutto da parte delle autorità. Certo, assolutamente, e quindi è importantissimo ovviamente poter dare delle informazioni. E noi cosa possiamo dire? Siamo in fase nuovamente di cambiamento con i nostri colori, a proposito dell'ultimo DPCM. Probabilmente oggi sarà decretata della regione arancione il Piemonte, comunque ci sarà più libertà di movimento, comunque potrebbero anche, non lo so, potrebbe dar corso al fatto di riapertura di nuove di attività che prima non erano essere, sì. certo. Ne parlavamo fuori onda, uno dei grossi problemi e delle incertezze. Diciamo che ieri, come è stato detto nella televisione, c'è stato quindi questa approvazione dello scostamento di bilancio di 8 miliardi nella predisposizione della legge di bilancio dello Stato, approvata da tutte le forze, sia di maggioranza che di opposizione, a patto che si incida effettivamente su quello che adesso poi i decreti attuativi sono ancora tutti da emanare. Perché questa qui è solo la delibera generale sulla legge di bilancio, che la quale poi ha bisogno dei vari decreti attuativi che entreranno in vigore da qui all'inizio dell'anno, a gennaio, e che quindi, tenendo conto delle linee guida della stessa. Però secondo me quello che c'è da auspicare è che queste risorse, ancorché in debito, vengano destinate comunque effettivamente all'attività, ma non col semplice ristoro di una percentuale su un mese o qualche mese di fatturato, come è stato fatto nelle altre parti, sul quello che è stato la perdita effettiva già acclarata in capo alle piccole aziende, la perdita effettiva dell'anno 2020 sia in termini di fatturato che in termini di profitto, ma soprattutto guardiamo in termini di fatturato, che il fatturato poi genera a sua volta profitto, ma genera anche occupazione, genera anche movimento dell'economia. Ecco, quindi fare un ristoro effettivo, concreto, sulla base dei fatturati dichiarati, non facendo riferimento ai singoli mesi, che non ha nessun senso, ed è semplicemente un palliativo, atteso che anche nell'ultima
nell'ultimo caso, diverse parecchie aziende ancora stanno aspettando i ristori ancora del mese di agosto. Certo, Attenzione, e questo ovviamente ha un bel ecco, peso. questo è ancora un bel peso. Certo. Ripeto, non sono ristori proprio, diciamo, concreti, effettivi di quello che dovrebbe, perché il ristoro effettivo, se nel momento in cui io e l'azienda sono stato chiuso 4-5 mesi, in proporzione ho avuto un tot fatturato, dovrei avere un ristoro in base a quello che è stato il mio fatturato dell'anno precedente, che mi consente in qualche modo di tirarmi su, di far fronte almeno ai costi fissi. Certamente, dall'altra parte, supportare col discorso della cassa integrazione a favore degli operai, che comunque anche in questo periodo, per diverse realtà, soprattutto, ripeto, la realtà della filiera collegata alle attività chiuse, sono in default, perché le aziende, come ti dicevo prima, che di autotrasporto, di aziende della filiera, che serve la ristorazione, che servono i bar, che servono le discoteche, che servono tutte le attività chiuse, ha di nuovo la stessa problematica, ossia cassa integrazione per i dipendenti. Cassa integrazione che già precedentemente è stata data col contagocce, ed ancora ci sono ancora moltissime situazioni dove non è stato ancora erogato, a volte no, o è stato erogato solo in parte l'assegno. Quindi, con queste premesse, secondo me, noi non andiamo da nessuna parte. Ah, adesso È cerchiamo. chiaro che è Sì. chiaro, no, ma ci vuole, quello purtroppo noi siamo qui a discuterne Dobbiamo prendere come atto, dobbiamo cioè. prendere atto. Io come operatore del settore, ma te anche come, diciamo, cittadini che ogni giorno si informano sui mezzi, sulla stampa, sul web, eccetera, eccetera. E comunque dall'altra parte non si vede, io ritengo che non si vede, un segnale forte di riscontro a quella che è una situazione ormai, per quanto mi riguarda, quindi facendo riferimento alla piccola media e piccola, alle microimprese, è divenuta abbastanza insostenibile. Concordo, concordo. Voglio dire ai nostri ascoltatori che siamo spariti per un attimo, ma siamo tornati. Come dicevo, abbiamo avuto qualche problema di sottofondo, perché ci sono dei lavori qua di fronte. Ci scusiamo, però insomma, siamo qui per parlare con voi e voglio portarti i saluti e la presenza di Gabriella Saluti. Rotiroti, Laura Mosca. Sono persone, in particolare per esempio Laura, che con la propria attività, lei è insegnante, oltre ad essere un'artista, quindi una pittrice, eccetera, però è insegnante di vetrinistica, appunto, e i suoi corsi sono praticamente Chiusi. fermi da marzo. Certo. E quindi effettivamente ci sono delle realtà che stanno soffrendo Chiaro. questa situazione in maniera particolare. Particolare, chiaro. Voglio mandare anche i nostri saluti a Andy Rage, a Daniela Ravizza, Bruno Tucci, che ringrazio, Mauro Buaretto, Franco Cirelli, ciao Franco, Paolo Padoan, anche lui per esempio si occupa di service. Molte persone che ci ascoltano sono per esempio legate al mondo artistico, che non è soltanto ascoltare la musica, ma Sì, è certamente, insomma, dietro c'è un mondo lavorativo che è fermo, con i cinema, i teatri certo. fermi, Sì, certo, ho avuto ci modo di sono conoscere tutta anche una quella serie, realtà, sì, esatto, certo. di dipendenti che tu Chiaro. senz'altro, insomma, Sì, hai no, ho avuto avuto modo modo di conoscere, in qualche esatto. volta, sì, certamente. Che anche loro È chiaro, sono è chiaro, completamente è fermi. C'era chiaro, è chiaro. stata questa parvenza di ripartenza in maniera contingentata per alcune situazioni di eventi, eccetera, ma poi Si è di nuovo bloccato. è di nuovo tutto bloccato. E anche questo è un altro di quei settori che fanno Chiaro. parte diciamo, dell'elenco Dell'elenco che dei facevamo codici, sì, prima, esatto. che sono penalizzati in maniera Estremamente estremamente dura, dura, sì. esatto. Sì.
Hai ragione, cioè bisognerebbe prevedere degli interventi più Gli interventi devono essere mirati, importanti devono e essere più mirati mirati. e a praticamente a renderle, a tenerle in piedi queste piccole aziende. E si tengono in piedi solo dando un ristoro effettivo, non la, chiamiamola tra virgolette, l'elemosina che hanno fatto, perché il ristoro di cui si parla è stato quello che è stato fatto ad agosto, non a tutti è arrivato. E che di cui parla adesso tiene conto solo di alcune mensilità, tipo quello di agosto teneva conto del ristoro, era pari al 20% della differenza del fatturato fatto tra negativa tra aprile 19 e aprile 20. Capisce bene che una società, un'attività non svolge l'attività o la sua attività in un solo mese. La svolge durante il corso di un anno, quindi il ristoro va inteso nel senso di prevedere un contributo a fondo perduto sul fatturato dell'anno 2019 svolto accertato dall'azienda. Casomai anche perché ci sono anche tante aziende, casomai non hanno presentato la dichiarazione, non hanno presentato il bilancio, eccetera. Casomai anche prevedendo un'allegazione nella domanda di un prospetto di quello che è stato il reale volume, che poi è quello contabilizzato, diciamo il reale volume dell'anno 2019. Dove effettivamente su qualche attività c'era stato un po' di uno spiraglio di luce, che poi è stata, no, lo so Esatto. perché su alcuni settori c'è stata una piccola ripresa. Purtroppo oggi dobbiamo ragionare sempre in termini molto. Non ci sono quegli exploit che si facevano 20-30 anni fa, quando il mercato tirava, anche perché qui siamo in un mercato globale, quindi che sottostà delle regole abbastanza a volte anche diciamo controproducenti per gli stati, però Certo. diciamo che in un certo qual modo il 19 come anche il 18 fine verso la fine del 18 era stato per alcune tipologie di attività c'era stata una certa qua ripresa che poi è stata diciamo abbattuta violentemente da Da questa questo evento situazione, da questa straordinario, pandemia, ecco. E certo. quindi questo, come è stato fatto negli altri paesi, si sono ristorate in questo senso, cioè dando una percentuale in percentuale sul fatturato realizzato l'anno precedente, non sui mesi e in percentuale ancora. Cioè, se io al mese di aprile ho fatto 10.000 euro, ad aprile 19 ho fatto 10.000 euro, ad aprile 20 ho fatto zero, io come ristoro ad agosto avrei dovuto percepire solo 2.000 euro. Capisci bene che perché il 20% è di 10.000, capisci bene che cosa può fare 2.000 euro? Si pagherà l'affitto. Certo, non È copre. una, e quindi a questo punto qua è come se il problema è di nuovo ricaduto, quindi noi abbiamo, da questo punto di vista, abbiamo le istituzioni che, come io sostengo sempre, opinione mia strettamente personale, confutabile, però io dico che le istituzioni non e mai stanno vicino alla realtà piccola e media di cui è costituito il tessuto economico dell'Italia. Quindi disattendono quella che è una realtà oggettiva del tessuto economico italiano. Ecco, quello è abbastanza diciamo preoccupante. E comunque è stato sempre così, ecco, voglio dire, non è che è stato sempre così, c'è sempre stata una penalizzazione nei confronti dei settori produttivi. E quindi l'imprenditore, il piccolo imprenditore, il lavoratore autonomo deve, come al solito, arrangiarsi da solo Sì. e cercare di fare i miracoli. Gli italiani ci riescono ancora, per fortuna. Beh, Quindi sì. a volte non hanno, però ci sono tantissime situazioni di un'estrema gravità che fanno sì che poi
questi soggetti poi siano portati alla chiusura definitiva dell'attività con tutte le conseguenze che comporta sia a livello diciamo generale, sociale, ma anche a livello poi personale, perché io poi ho assistito tante volte a effettivamente a Certo, delle situazioni nel tuo deplorevoli. mestiere No, sicuramente hai perché accompagnato magari accompagniamo, noi degli guardiamo imprenditori in direttamente, li situazioni accompagniamo e poi dure. anche a livello personale ci sono poi delle ripercussioni, a volte non facilmente superabili, dipende poi dal soggetto che ci Sì, capita. esatto. Abbiamo visto più volte situazioni di Di estreme, imprenditori, estreme, esatto, estreme, che compiono estreme. gesti estremi, Esatto, quindi sì, mi rendo conto, ecco, che sicuramente non è facile. Vorrei, diciamo, domandarti ancora una cosa. Siccome, insomma, è chiaro che questa nostra situazione è un continuo progredire, un continuo evoluzione, variare, sì, anche esatto. perché siamo legati ai numeri di Certo, questa pandemia che stanno certo. condizionando Sì, quello sì. Guarda, effettivamente in maniera piuttosto importante tutta la nostra vita quotidiana e quindi anche lavorativa, chiaro. ovviamente. Ma ti chiedo, dal tuo punto di vista, il fatto che stia arrivando, pare, stanno annunciando l'arrivo di un Vaccino. vaccino, Potrebbe, sì, potrebbe beh, darci uno spiraglio. certamente contribuisce moltissimo, a patto che anche lì si faccia poi una campagna globale di vaccinazione, si faccia la cosa giusta che bisogna fare, non è che poi, hanno già parlato che si destina prima ai dipendenti oppure prima al personale, vabbè, ok, prima al personale sanitario, poi, però che sia poi effettivamente, per carità, con tutte le accortezze e le limitazioni del caso, che sia, diciamo, utile, efficace per tutta la popolazione e che serva tanto da deterrente definitiva per questa pandemia e poi la che consenta almeno così la ripartenza di tutta la vita economica e sociale, Economica e anche sociale, sociale. perché è rimasta comunque la vita sociale, ne ha risentito di questo, perché Assolutamente. il fatto stesso adesso, a parte che l'economica è importantissima, anche la vita sociale, anche nei rapporti interpersonali. Quindi questo distanziamento, il fatto che non ci si possa aggregare, si sono divisi addirittura anche i nuclei, ecco, anche i nuclei Anche ai nuclei familiari. familiari, certo, perché diciamo che in questo momento col fatto di proteggere le persone effettivamente si è creato un C'è distacco. anche un risvolto sociale abbastanza significativo e pesante, perché la gente si trova nell'ambito dello stesso nucleo a non poter più avere addirittura rapporti, Sì, esatto, ma fossero anche solo soprattutto. rapporti di vicinato, comunque rapporti normali di convivenza, Esatto, calcolando che per esempio in questo momento noi siamo in zona rossa, quindi sì. il nostro lockdown prevede la non possibilità di Non possibilità di spostamento movimento, sì, esatto, tra un comune tra un all'altro. comune e Sì. l'altro, ecco, e voglio dire, magari non ti permette di vedere parte della famiglia che magari è soltanto Certamente. Ci sono anche delle, a a un parte che ci sono chilometro. anche delle, anche lì, hanno creato anche lì, ci sono delle situazioni di disagio, perché chi ha, casomai, c'è il genitore in un'altra regione o che non può usufruire dell'assistenza privata, eccetera, e ha bisogno della presenza del familiare, anche lì si è creato un certo qual disagio, anche se in quel caso lì ci sono le norme per cui potrebbe esserci, diciamo, il La permesso da parte del possibilità. lavoro, sì, la Certo, possibilità di, però anche lì bisogna organizzarsi ed è molto difficile. problematico, certo. Senti, ancora una cosa, sta arrivando il Natale, il momento in cui le attività, quasi tutte, insomma, le Si attività, augurano di poter fare di qualcosa. solito
hanno un picco positivo perché per quanto ogni famiglia limiti gli acquisti o comunque Certo. si muova a seconda dei Chiaro. propri budget, però insomma bene o male il periodo natalizio è un momento in cui si torna normalmente a investire, a spendere nei regali, insomma nelle festività, eccetera. Dal tuo punto di vista, possiamo Non sperare in una piccola, come dire, ripresa da questo punto di vista? Io ti ho detto, io sono 42 anni che lavoro e sono stato sempre ottimista. Mai come in questi ultimi periodi, effettivamente mi devo un po' ricredere anche di questo mio ottimismo e fiducia negli eventi. C'è questa situazione, a parte le piccole imprese, eccetera, ha creato anche nei confronti del privato, ha creato una certa qual. Diciamo, attenzione e discorso di non so come dire, chiamiamolo un po' di come Anche dire, oculatezza, attenzione, no? Certo. oculatezza, quindi anche al soggetto privato, che sarebbe il privato cittadino che poi dà una mano È all'economia, certo, perché acquistando e fa anche girare. e quindi fa muovere. Anche quello lo vedo un po' in sottotono, nel senso che il privato, ma anche in questo, anche il privato, il dipendente pubblico, il dipendente privato, a parte che il dipendente privato è penalizzato in ogni caso, perché il Certo. dipendente privato sottostà, soprattutto nelle regioni rosse, alla spada di Damocle della cassa integrazione che non arriva. Quindi, Sì, quindi ci ma sono. anche il dipendente pubblico, quindi il dipendente non, con una, ragiona un po' con una certa oculatezza prima di fare una determinata, affrontare anche fosse pure una piccola spesa, ci pensa due o tre Sì, volte. perché diciamo Quindi, che siamo condizionati comunque un siamo, è pochino la dalla situazione in paura. generale, la situazione in Esatto. generale che ha provocato questo. Quindi sì, qualcosina, forse se rilasceranno lavorare, che poi oramai è imminente, Ormai stiamo aspettando sia no, ora. dovrebbero consentire, atteso che se la curva sia dei contagiati che dei morti o che comunque dei tamponi venga, cioè sia si inverta la tendenza, a consentire almeno i 20 giorni successivi fino alla fine dell'anno di poter diciamo lasciare libera apertura ai negozi o Certo, comunque con le norme di attività sicurezza, ma prevedendo tutte le norme di certo. sicurezza. Io ritengo che forse anche visto che è stato subito quel duro colpo all'inizio dell'anno, bastava in questo periodo far osservare solo rigidamente le norme di sicurezza, quindi distanziamento, ma con l'utilizzo della mascherina, diciamo così, secondo il mio modesto parere, ripeto, io non sono un sanitario, ma secondo il mio modesto parere, forse si riusciva abbastanza a, diciamo, a far fronte al ritorno della pandemia, che poi è stata un po', come si dice, è stata un po' provocata anche da noi stessi, perché si è rallentata a un certo punto, poi siamo di nuovo tornati un po' come ai tempi, come a febbraio-marzo, dopo le ferie, per via di questo, un po' tutto questo movimento delle persone, un po' di Di quest'idea promiscuità, di un po' di. normalità che forse ci aveva Però io direi, pervaso. però io, non in forma violenta almeno. Stando, mi sembra, ai numeri che vengono enunciati ogni sera per televisione, è una misura un pochettino più blanda rispetto a febbraio-marzo, inizio della pandemia, però usando tutte le precauzioni ritengo che si poteva anche tranquillamente continuare, o Forse in comunque in una maniera maniera, sì. diversa. Voglio ancora salutare le persone, alcune delle persone che io vedo, non le vedo purtroppo tutte, come dico sempre, noi li salutiamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e quelli che ci seguiranno nel
riascoltando la puntata. Mando un saluto ad Ada Tarchetti, Adriana Resegotti, Saverio Alosa, Fabio Marino, Roberto Esposito. Ci manda un saluto Adriana Ciardo. Ciao Adriana. Un saluto anche a Danilo Pagano, al maestro d'arte Doriano Missora, che anche lui avremo modo di sentire. Proprio su questo tema, sulle categorie che, insomma, lui fa parte di quelle come Laura Mosca, che praticamente sono state tra le più Penalizzate, penalizzate penalizzate. perché lavorando con le attività. Spesso sono di abbigliamento, comunque non sempre sono attività di prima Sì, certo, necessità, certo. diventa difficile, cioè sono stati Ma molto fermi. inevitabilmente il fatto che c'è alcune attività tipo il bar, che già per esempio il bar è un luogo d'incontro, diciamo, anche già si limita quello, si limita anche il locale, la palestra, eccetera, fa sì che poi tutta la vita sociale abbia una ripercussione negativa. È Sì, esatto, inevitabile, è quello che c'è. non è stato. Sì, Perché sì. comunque, perché se no oggi cosa fa? Oggi cosa fa? Sei solo tu e un computer o solo tu e un telefonino, è aberrante quello. Ci va Esatto. sempre, la vita sociale deve avere, perché altrimenti colloquiamo solo con un telefonino, con un computer, che Esatto, questo è un grande limite, perché noi esseri umani siamo appunto, poi animali l'essere umano è per comunque di quello, contatto, no? diciamo. E quindi ancora un saluto anche a Fabrizio Scarpa che ci sta seguendo. Allora, noi siamo arrivati alla fine del nostro incontro. Spero, insomma, ci incontreremo la settimana prossima, Che auspicando ci sia qualcosa che di ci siano nuovo, delle novità che positivo. noi possiamo in qualche modo condividere. Soprattutto in base, vediamo se effettivamente questa novità, più che novità, questa cosa nuova che per la prima volta si è parlato di, quindi scostamento e sforamento dei limiti del bilancio dello Stato, possa far sì che ripeto, l'importo, diciamo, a debito della comunità venga. E del bilancio dello Stato venga giustamente, diciamo, impiegato per cominciare questa ripresa, perché poi in effetti i colpi contro cui sono stati molto forti, ecco, perché noi praticamente l'anno 2020, diciamo che un po' per tutte le attività Eh sì, è saltato da un inevitabilmente, che lato. sia, quindi non c'è più solo il bar, la discoteca, c'è anche l'industria, come ho detto qualche altra volta, c'è anche l'industria, perché è tutto concatenato. Purtroppo la vita economica si svolge a stretto, giustamente, a stretto contratto con quella che è la vita sociale, e quindi il mercato diciamo, sprofondato, diciamo così, in una situazione un po' di stallo, un po' di stasi e di Certo. fermo, che ha fatto sì che anche le attività che non c'entrano niente con quelle fermate dai vari DPCM, subiscano delle conseguenze. Questo io lo so per certo, perché oltre ai bar, ai ristoranti, alle discoteche, alle palestre, c'è la piccola officina che stampa i pezzi per la macchina, c'è l'artigiano, che nulla a che vedere col bar, quindi lì non c'è né assembramenti, però anche lì il mercato non Cala, risponde è come dovrebbe certo. rispondere, causa anche, si capisce, la situazione di generale incertezza provocata dalla pandemia. Però poi se ci si mettono anche i provvedimenti o i non provvedimenti adottati, capisci che la situazione diventa molto pesante. Certo che sì. Va bene, io ti ringrazio Grazie a te. per questa condivisione. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima, Sperando con qualche sperando novità in notizie, più diciamo, più confortanti. confortanti, sperando, esatto, che ci sia qualche spiraglio positivo su tutti i fronti, insomma, Certo, ce lo auguriamo di certo, cuore. E a questo punto facciamo il punto. Torna la prossima settimana. certo. Io Ben ti ringrazio volentieri. infinitamente, un grazie e un saluto a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima, sognare si può.